fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Ebrei, capitolo 12, verso 2. Perdono. Luigi XII, re di Francia, prima di salire al trono, aveva molti nemici. Quando fu nominato re, ordinò di stilare una lista dei suoi persecutori e accanto a ogni nome mise una grande croce nera. Quando i suoi nemici furono catturati, cercarono di fuggire per paura del castigo che li attendeva. Ma prima che ci riuscissero, il re li fece portare nella sua presenza. Disse loro di aver posto una croce accanto ad ogni nome, non per condannarli, ma per ricordarsi della croce di Cristo e sforzarsi di seguire l'esempio di colui che pregò per i suoi carnefici, esclamando: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». Ricordati della croce. Essa non vuole condannarti, ma ricordati che un innocente ha pagato per te, che un innocente ha sacrificato se stesso per donarti il perdono dei peccati e per darti il libero accesso davanti al trono di Dio. Ricordati della croce. Ricordati però che è vuota perché Gesù Cristo è risuscitato, era innocente, ma si è reso colpevole per tutti noi. Ha sopportato ogni cosa per la gioia che gli era posta davanti.